Buongiorno a tutti e ben arrivati al Castello delle Carabinieri. Gli ultimi giorni della vita del Cristo, culminati col cammino verso la croce, vogliono indicarci il movimento del cuore dell'uomo verso il risorto e per suo tramite verso i fratelli. Durante il percorso diretto al Golgota, gli occhi di Gesù incrociano altri occhi. Le sue mani e il suo volto toccano e si lasciano toccare da altre mani e da altri volti. Le sue parole diventano perdono e salvezza rivolte a chi, nei suoi confronti, dimostra soltanto disprezzo e derisione. Il tragitto verso il Calvario è dolore, sopraffazione, umiliazione, male fisico. Anche l'umanità ha conosciuto e oggi ancora conosce il dolore nelle guerre, nella fame e nell'egoismo. La via del Calvario, tuttavia, ci dimostra e ci insegna che alla sofferenza si può trovare un senso solo se si vive con apertura, come dono e condivisione verso gli altri. È anche una strada nella quale ci sono incontri, rapporti, relazioni e al suo culmine la resurrezione appare. Questa è la grande luce che guida i nostri percorsi, le nostre vite. Oggi rifacciamo questo tragitto su brani presi dalle sacre scritture, aiutati dalle musiche e dalle meditazioni scelte per farci riflettere in modo inequivocabile sull'essenza di quanto successe oltre 2000 anni fa. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».